Armando Valiani della Gila Soccer. Allora, in questi due gironi abbiamo potuto vedere che siete insomma inseriti in due gironi sicuramente importanti, però voglio dire, la cosa più importante sarà sicuramente far divertire i ragazzi. Come giudichi insomma questo inserimento in questi gruppi e che cosa ti aspetti insomma dalla tua squadra? Ci aspettiamo comunque di svolgere un campionato al nome del divertimento e della sportività per quanto riguarda i ragazzi. È chiaro che lo spirito del Mediolanum è inserire questi ragazzi in dei gironi, in un torneo dove comunque alla base c'è il divertimento. Per cui in bocca al lupo ai ragazzi e ai loro genitori che verranno sicuramente a vedere queste partite. Giulio Federici dell'Antonio Balluzzi, nel momento in cui stanno per essere completate le estrazioni per quanto riguarda la categoria 2008, però possiamo già fare un primo bilancio. Insomma, la vostra società si presenta a questo torneo con quali obiettivi? Beh, innanzitutto l'obiettivo è quello di far divertire i bambini, poi vabbè, l'obiettivo è sempre di cercare di fare del nostro meglio, cioè cercare di raggiungere sempre poi le fasi finali, però come dicevo, la prima cosa è appunto far divertire i bambini. Speriamo anche quest'anno di riuscirci. I gironi abbiamo fatto 2005, 2009, 2007, la cosa Anni bella dispari, insomma, casuali o... è sempre il girone C, e quindi speriamo che ci porti bene. Ok, diciamo che questo è un torneo che dura 9 mesi, ma voi comunque avete un settore giovanile molto florido che è in grado comunque di poter essere competitivi in tutte le categorie. Lo avete sempre dimostrato e ancora, Sì, insomma... anche quest'anno ancora le iscrizioni non sono chiuse totalmente, mancano ancora pochi giorni, però le categorie 2005, 2006, 2008 abbiamo dei gruppi di formati che vanno da 17 a 21 unità, quindi possiamo affrontare tranquillamente per ogni categoria, anche in una fase infernale dove poi i bambini perdono un po' i colpi perché dovuti al mal anno di stagione, però riusciamo Okay. a presentarci con una squadra.